Continuo ancora con questa fase del, diciamo, dell'istruzione. Quindi dopo la fase dell'acculturazione, dell'educazione musicale, che in molti casi ovviamente può essere sovrapposta l'una all'altra, puoi iniziare la vera e propria istruzione musicale. Allora, distinguiamo: il conservatorio istruisce alla musica, invece la scuola media o il liceo musicale, ad esempio, educa alla musica anche attraverso uno strumento musicale, ok? Perché appunto la finalità di chi studia in conservatorio è quello di fare lo strumentista o l'insegnante, quindi una cosa specifica per quello strumento, quindi per forza vi deve essere istruzione musicale. Invece nella scuola, diciamo, chiamiamola dell'obbligo, scuola media, scuola elementare, scuola superiore, diciamo, entriamo nel campo dell'educazione, ok? Quindi ci si educa a questo. No, educazione intendo comportarsi bene. La condizione mentale per questa fase, quindi perché voi avete scelto di istruirvi, quindi di entrare in conservatorio, è senza dubbio la motivazione. Perché se non c'è motivazione, se non è che voi vi siete iscritti al conservatorio perché poi, che ne so, volete fare il medico o l'avvocato o il ragioniere. No, cioè, la motivazione è perché volete fare musica. Ovviamente alla motivazione deve seguire per forza, devono seguire gli esercizi e gli studi ripetuti continuamente. E ovviamente vi debbono essere anche dei feedback positivi. Il feedback, ad esempio, è, che ne so, Chiara vince un concorso, quindi ottiene dei feedback positivi. Oppure Chiara ottiene un bel voto ad un esame, che ne so, di prassi. Questo è un feedback positivo. Quindi vi debbono essere dei feedback positivi. Il semplice esercitarsi per ora, non per minuti, per ora, è uno dei migliori esempi per raggiungere alti livelli di abilità. Cioè, esercitatevi per ora. Già questo qui vi basterebbe per raggiungere un alto grado di abilità. Quindi sto parlando di ore, non sto parlando di minuti. Oggi sono 10 minuti, 15 minuti, ma ore. Sono 3 ore, sono 4 ore, sono 5 minuti, 5 minuti, 5 ore al giorno. Quindi non centinaia di ore di esercizio, non centinaia di ore. Che ne so, uno che suona 1 ora al giorno dovrebbe suonare 365 ore, se suona anche per Ferragosto o per Natale, no? Invece io non sto parlando di centinaia di ore, ma sto parlando di migliaia di ore. Quindi fatevi il conto, 365 ore corrispondono a 1 ora al giorno. Io sto parlando alcune migliaia, ok? Perché chi si eserciterà per alcune centinaia riuscirà ad acquisire soltanto capacità modeste e inoltre, diciamo, non avrà molti feedback positivi. Non sottovalutate i feedback, sono importanti i feedback positivi. Infatti, ottenere un feedback negativo sicuramente cosa può fare? Può fare smettere di suonare il clarinetto oppure un altro tipo di strumento, ecco. Il fatto che vi può aiutare deve essere la consapevolezza che l'errore può essere rilevato ed eliminato. Cioè voi potete capire il vostro errore, no? Quindi lo potete individuare ed eliminare. Quindi questo vi può aiutare tantissimo. Chiedete all'insegnante, a un vostro collega, a un vostro amico, oppure a voi stessi, chiedete a voi stessi. Perché se si è capaci di riconoscere l'errore,
si diventerà più autonomi, si migliorerà e quindi l'esecuzione gradualmente anch'essa migliorerà. E si può continuare a migliorare man mano per tutta la vita. Certo, faccio una parentesi, purtroppo esistono anche molti personaggi, molti soggetti, molte persone che agiscono come dei potenti estintori di entusiasmo. Ma che fai? Ma cosa fa fare? Ma lascia perdere, ma che stai dando retta a... Ma queste persone, che sono facilmente riconoscibili, sono dei potenti estintori di entusiasmo. Vi spengono, ok? L'entusiasmo ve lo fanno spengere. E quindi non dobbiamo farci influenzare o peggio plasmare dal loro pessimismo cronico. Dobbiamo invece unirci a persone entusiaste, positive. E queste sono facilmente riconoscibili perché sorridono sinceramente, lavorano con assiduità. Sono curiosi, sono tenaci, ma soprattutto hanno fiducia in loro stessi e nella loro capacità. Anche noi abbiamo la possibilità di gridare al mondo il nostro entusiasmo. E ci possiamo tirare fuori dalla banalità, dalla mediocrità. Il fatto di credere di poter fare certe cose, cioè solo il fatto di crederci, di poter fare certe cose, può aiutarci a compierle. Infatti nel nostro subconscio ci facciamo delle idee e formuliamo delle opinioni su noi stessi, cioè in altre parole, noi ci cataloghiamo, fissandoci dei traguardi che raramente tenteremo di sorpassare, poiché anche se potremmo raggiungerli, con una relativa facilità, temiamo il fallimento, quindi pur di non fallire, noi non tentiamo. Occorre allontanare questo timore, cercando di lavorare con entusiasmo e non facendoci scoraggiare da eventuali errori. Un errore commesso è un'esperienza acquisita e lo stesso non verrà certamente fatto una seconda volta. Il pensiero è un surrogato dell'azione, cioè il pensiero consiste nella simulazione immaginativa dell'azione. È un po' come il sogno, no? Possiamo dire che il pensiero è la versione diurna del sogno. Quindi la notte sogniamo, il giorno pensiamo. Io spesso ho immaginato un'azione con la mia mente ed è incredibile come la qualità musicale ne ha tratto beneficio. Magari pensavo ad una semplice melodia e la pensavo in modo drammatico, poi la pensavo in modo lirico, poi la pensavo in modo gaio, oppure mi immaginavo di suonarla allo stadio, oppure in una spiaggia deserta, oppure in pieno inverno. Il pensiero, inoltre, aiuta a risolvere i problemi. Si chiama problem solving, è un sistema capace di risolvere i problemi attraverso la simulazione delle azioni. Ovviamente le azioni pensate debbono poi diventare reali, quindi il pensiero deve dar luogo ad un'azione, cioè non è che posso solo pensare, ma poi devo metterlo in pratica, ma il pensarlo ci aiuta. Paradossalmente, molti, alcune, non diciamo molti, vogliono risolvere i propri problemi musicali, ma non solo i problemi musicali, pensandoli, solo pensandoli e mai mettendosi all'azione. In questo caso, pensando, ma rimanendo inattivi, la tensione aumenterà, perché tu ti cibi solo dei tuoi pensieri. Quindi, se un problema reale non si risolve con l'azione, scatta la tensione. Allora, cosa fa il nostro cervello?
Dimentica il problema. Freud lo chiamava rimozione, sostituendolo magari con un problema immaginario, che a sua volta, in quanto immaginario, non verrà mai risolto, così come quello reale. Il risultato sarà spesso quello di credere di sapere eseguire un brano, quando in realtà non è così. E per questi musicisti quindi non esistono né problemi di staccato, di ritmo, di intonazione, di fraseggio, semplicemente perché hanno rimosso o sono talmente inconsapevoli da non individuare il problema. Per la legge di inerzia si tende a ripetere le azioni sempre allo stesso modo e quindi, se ad esempio, non sai andare a tempo? Continuerai a non saperlo fare, se appunto non lavorerai per risolvere questa situazione.